Ragazzi, bentornati nel canale. Allora, oggi abbiamo un po' di mashup di duelli, così sono 5-6, beh, uno per modo di dire, però ci sono dei bei duelli, tra l'altro li ho vinti quasi tutti, se non sbaglio, o forse anche tutti quanti. Vabbè, non me lo ricordo, fatto sta che sono dei duelli carini. Chiaramente non aspettatevi delle performance particolari, dato che non sto più giocando a For Honor, non sto più giocando al computer, ho altro da fare, semplicemente. E sto mettendo in secondo piano il canale, comunque ogni tanto qualcosa vi porto, come avete potuto constatare da voi stessi. Va bene, voi godetevi il video, io vabbè non ve la metto l'outro, tanto a che vi serve, vi sto dicendo tutto adesso. E Gigi, il video sarà un po' più lungo del solito, ma avevo un po' di tempo per registrare e volevo lasciarvi qualcosa, quindi divertitevi. Non chiedetemi il motivo, mi girava di usare la Nubushi contro Urta. Vabbè, mentire, è morto, no? È morto. Yeah! La Nomushi è fortissima, ragazzi. Non è vero, non è per niente un personaggio forte, ma vabbè. Anche la monetina, guardate. Cioè, capite che quel gesto costa tipo, cos'è, 10.000? Secondo round. 7.000. E più la maschera costa 20.000. Il personaggio mi fa un cacare uno. È morto di nuovo? Yeah! Questo tizio! Dai! Impegnati, tizio! Dai, dai, che non gioco mai! Cioè, l'ultima volta che il gioco è stato aperto non ci ho giocato io, quindi. Ecco. Terzo round. E chissà, sa di cosa sto parlando. Però non posso dirvi chi, ovviamente. Ops, questo è stato un error. Vabbè, immaginavo avrebbe. Farà male. Ah, hai laggato, vero? Madonna, sì, ha laggato. Anch'io ho laggato. Tutti e due abbiamo laggato. Yeah! I lag bros! minchia. Quarto round. Ok. 80. 80 di ping, cioè! Lui c'ha 70. Yeah. Che bella la mia connessione. Funziona ultimamente, devo dire. Succede nella mia vita di cacca. Ah, ho vinto. Immagino lui non veda niente. Beh, io ho un po' meno in realtà di ping di lui. È soltanto nel caricamento. Però lui cacca, eh. Usiamo di nuovo il mio personaggio preferito. Questo Zhongjun. Però Unga, Unza. Purun pipa. Pure. Ci ho provato, ci ho provato. Pensavo fosse un light, ha detto faccio Perry, invece niente.
Non aspettatevi niente dal mio gameplay, perché ovviamente non ci sto proprio giocando, For Honor, non ci sto più giocando al computer. Sarà 2 mesi ormai che è così. Faccio qualche video sporadico così, ma vabbè, raga, sono un canale morente, mi Secondo round. dispiace. No. Ma un po' così, è un periodo così. Può succedere. Maledetto. Ok. Lui prova a fare solo quello, non capisco perché mai dovrebbe. Brutta idea quella, sicuro. Ah, l'attacco a zona un po' flickerato. Va bene, va bene. L'attacco a zona è il miglior attacco del gioco, ovviamente. Quindi ci sta di aver perso per un attacco a zona. È un buon motivo. Beh, in realtà, Terzo round. quello del Berserker è un ottimo attacco a zona, sia per i danni, sia per la versatilità. Quindi in realtà. Cosa è successo? Stavolta maledetto bastardo. Lasciamolo andare. Niente. Ok. Fanculino. Non muori. Sì! Piccolo inchino. Piccolo inchino prima di vincere, così a caso. E non abbiamo ancora vinto. Come grazie. Carino, con l'ascia attaccata sul petto, vabbè, Quarto round. cucciolo. Adesso si vendica male, volete vedere? Ok, questa volta giuro che però il parry l'ho fatto, eh. Ve lo posso promettere che l'ho fatto il parry stavolta. Che cazzo. Peccato, peccato, quel parry sul leggero alto dopo l'attacco zona l'avevo fatto perfettamente. Non so perché non l'abbia preso, forse l'ho dato troppo presto. Perché non lo do di React, lo do Quinto round. di Guess. Cioè, provo a pensare da che lato lo farà. E spero, ecco. Maledetto. Eccolo qua. Come ho fatto a non fare il parry a quella cosa là? Dai. Ho vinto. Speravo ci cascasse in quella finta lì. Broken. Ricordatevi che questo qua, che non so come si chiama, è broken. È antifa. Mica li tocchi. Dovete sapere che ho provato un pochino a usare il Warlord, infatti mi pare sia il 2, prima era l'1. Che ping, orribile. E in dominio, raga. È bello. Sbagliato, merda. Adoro. Si vede niente in sta mappa, c'ho la finestra che mi fa la luce. Ah, che fastidio. Ogni volta si abbassa un po' il sole, poi con le nuvole che fa riflesso non si vede più una mazza. Molto Secondo piacevole, round. tra l'altro. Ok. Non potete capire, sono riuscito a ritagliare a caso un po' di tempo qua. Ha
Almeno un colpo è andato a segno, uno. Ma dai. Però sei morto in pratica. Dai. Dai che in pratica sei morto. Eccola. Vabbè, non mi faccio ovviamente alcuna remora a usare le testate del Warlord, cioè le ha. Le uso. Tra l'altro neanche tanto, avete visto che. Terzo round. Però insomma, essendo la pressure senza stamina, non ha chip damage, non ha imbloccabili. Quello lo uso. Adesso vorrei provare a usare un attimo il full block. Possiamo anche magari rimetterci il round, non importa. Ecco, ho sbagliato. C'era lag mio, tra l'altro. Attacco a zona di nuovo, ok. Adoro il tracking di quell'attacco a zona, è bellissimo. Fanculo, ok, ho sbagliato. Yeah. In teoria se faccio full block, ah, ho vinto, se faccio full block a un attacco pesante, ho garantito il pesante e non... perché da full block si può anche fare questo. Vabbè, GG. Abbiamo... ah, 17, vabbè. Oddio, che schifo di ping. Vincerò per il ping, ragazzi, qua, vabbè. Volevo fare la tactic. Pensavo di averlo schivato. Ci sono scarso. Ok. Quanto male ho giocato. Quanto male. Non ho fatta una di cosa come la volevo fare. Vabbè. Ci sta, ci sta. Non facciamoci battere da questo Orochi qua. Però che... cioè, dovremmo vincere per tutto. Per notorietà di personaggio. Non so quanto sia la sua totale. E per ping. Cioè dovremmo vincere per il ping in pratica. Ma cazzo, l'ho davvero lasciato andare? Sono davvero così cacca? Vaffanculo, bro. Non so se avete notato, avevo provato a fare un deflect, ma sapete che io sono bravissimo con i deflect, quindi niente. Finita così. Madonna, mi imbarazza questo duello che sto facendo. Cioè, sto giocando talmente da schifo, vabbè, che faccio schifo io con l'Orochi, non lo uso mai, però. Cioè, in generale dovrei fare molto meglio di così, perché... vaffanculo. Dai, ma dai, T-Rex arm del cazzo. Tre light. No, ma ha finito ste T-Rex arma del cazzo? La guerra dei poveri. Oddio, che tristezza. Uno... suona al telefono, va bene, nessuno risponde. Un Orochi peggio dell'altro. Tieni, tieni, un attacco a zona. No, no, tieni, tieni, attacco a zona. Schifo di giocato. La tengo, no, questa la tengo perché è brutta. Ragazzi, un attimo fa avevo fatto un duello con lo Shugoki contro un Itokiri a notorietà 40 e lui totale tipo 350, una roba così.
E mi è venuta voglia di giocare lì tu. E niente, si è corrotto il file. Yes. Si sta. Oh, non c'è l'audio, vero? Dei suoni. Non c'è l'audio dei colpi, giusto? Che figa quell'ascia, ma è bellissima. Dove ce l'ha? Come l'ha presa? L'adoro. L'adoro. Anche sto qua è tipo al 30, cos'è? Madonna. Girano gli tocchiti ultimamente. Cosa succede? Non fanno i danni, i rumori. Non so, non sentivo un rumore. Oh, vabbè, qua era un po'. Siamo uccisi insieme. Sì, è il mio ping che non sta andando. Cioè, anzi, quello non è il ping, è proprio una questione di comunicazione col server. È una cosa che mi succede, che mi succedeva anche prima. Dovrei capire come risolvere, devo trovare il tempo e la voglia di farlo. Quindi, prima o poi lo risolverò, eh. Come si fa a non amare sto personaggio? Capisco che è stupidamente stupido, però. Però lo adoro, dai. È un amore. Guardate, non avete idea di quanto mi dà fastidio. Spero di riuscire a recuperare il file magari tra le cartelle. Vabbè. È crashato proprio il programma di registrazione quando gli ho dato il fermo del. Lo stop del recording. Ora un peccato. Proprio un peccato, davvero. No, vabbè, ma perché uno deve rimetterci? M'ha preso male, molto sbagliato, tra l'altro. Anche perché non avrei potuto schivare dall'altro lato, perché c'era il muro. Credo. Brutto, brutto. Va bene, abbiamo. Ok, lui deve fare un'altra per vincere, perché ho fatto un round pari. E io dovrei vincerne altri due, quindi in pratica siamo 1-2. Come è segnato là, tra l'altro. Però abbiamo 2-3. Quello. Merda. Ecco, questo è stato strano, per esempio. Merda. Ma vabbè, fanculo. Vabbè, l'ho anche detto. Senza stamina faccio Perry invece. Ora abbiamo ritrovato il tizio, ma ho l'Highlander. Come facciamo? Vieni qua, ometto! Tang! Easy! Notorietà 300? Never been a problem to me. Ops, bloccato registrazione per errore e entra gente. Allora. Senza stamina, ma ne vale la pena light? Niente. Purtroppo. Sa che non è più garantito, vero? Adesso spero che la faccia giusta. No, non la sa fare giusta. Quanto ci ho sperato.
in quel cazzo di GB sperando che lui continuasse la combo per fottermi sui tempismi e sulle cose. Oh yes, I like it. Ciccio Bello, allora con quelle 40 notorietà e 350 notorietà totali potresti anche evitarti di fare certi errori, nel senso sai che la Punish non è più quella in realtà. Comunque c'è una Punish che bene o male dovrebbe fare più o meno 60 danni come erano prima. Sì, andiamola, bravo, quindi vabbè, nei duelli mi va bene andare là, sinceramente. Let's go. Sono incastrato, infrizzato là, non no buono. No, posso mettermi meglio, perché mi dà fastidio qua. Okay. No, veramente non volevo uscire dalla cosa. Peccato. Due volte il trade ha funzionato. Voleva farmi light, anche se insomma, appunto, sarebbe stato un trade comunque. GG, vabbè, stavolta speriamo che l'abbia registrato, però. Perché, dai, Warlord all'8. Noi siamo sempre con la connessione brutta. Tra l'altro, stavamo a fatto aspettare 20 minuti per la cosa. Quindi, diciamo che un bagnetto te lo faccio fare. Almeno il primo round te lo prendi così. Mi dispiace, ma mi hai fatto aspettare tutto quanto il tempo di caricamento. E io non ho molta pietà. Lo dovrebbe sapere. Ma mi sa che in realtà è FK al tizio e basta. Quindi io, vabbè, mi sa che gli mazzerò duro. Dai, sei intero? Che palle ste persone, ragazzi. Va bene. Dai. Che palle. Che perdita di tempo allucinante. Per chi dice no, ma allora sei stato qua ad aspettare il duello e adesso non lo fai, non lo aspetti. Piuttosto finisco il duello prima con la consapevolezza che c'è un'ottima probabilità che al prossimo duello mari qualcuno che non è AFK lo trovo. Vabbè, tanto meglio così. È così forte il giustiziere, non me lo ricordavo. In realtà è forte come personaggio, dai.